qua ho la cassa, la porta che se la stiamo pulendo, per chi vedi qua si è staccato tutto il pezzo. Questa è una sala di tante zanzare. La mia roba, poi abbiamo tolto tutti i quadri che c'erano qua sopra. Lo specchio non si può rimuovere, ma tanto lo lascio qua, lo sono pulito. E praticamente qua a parte c'è la scala, che poi tutto questa roba la andremo a togliere. Anche il lampadario lo togliamo, anche la capasogni poi lo rimetterò da un'altra parte. E cosa abbiamo fatto allora? Per ora ci sono tutte le mense solo là sopra. Lì abbiamo tolto i quadri. Qua c'è la mia scarpiera con della roba sopra. Abbiamo pulito tutte le finestre. Sì, c'è ancora il ventilatore perché ci serve. Il mio affare, quello dobbiamo tutto stuccarlo e pulirlo, dipingerlo. Sistemiamo poi anche le finestre. Questo qua era messa in orizzontale, era quella messa qua così. Infatti tu vedi c'è tipo di. Cioè, ancora la sagoma l'abbiamo tolta. Focus. Qua è tutto un macello, abbiamo messo tutte le cose insieme. Nel calendario, qua dobbiamo ancora sistemare tutto e dice sta lampada che è nascosta. E poi qua c'è l'altro coso che mi fa un po' un cazzo di luce. Questo è il mio ring, che è quello che fa più luce. Se non sembra mai questo qua. Poi c'è il computer, la tastiera, il mouse, tutte le altre cose. Tazze, 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 poi va fino a sotto. E poi ho la valigia numero 2. Condizionatore. Quando lo vedi, ma non mi porto biancheria. E questa cosa qua che poi andrà via, ovviamente, perché è la balaustra del mio letto, cosa, la roba ancora. Questa qua andrà tutta via, la togliamo. Questa la togliamo e ci facciamo delle mensole. Questa invece rimarrà e praticamente questi due letti, cioè questi due armadi, perché letti, armadi verranno praticamente messi qua, uno qua e uno qua di fianco all'altro che si aprono e la scarpiera che sono sempre, però ci stanno, abbiamo misurato. Il letto verrà messo invece lungo qua, tutta questa parte qua e dietro di me che adesso non vedi e poi risistemiamo la cassettiera qua. La schiena andremo a tagliarla, me la farà ad angolo. Giorno 1 praticamente abbiamo svuotato tutta la stanza dei mobili, ma tutta, 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 tutta. E adesso praticamente procediamo con lo smontamento della mia impalcatura. Quindi andremo a smontare la scala, segare i piedi del letto e smontare gli altri pezzi. Questo è il risultato che abbiamo avuto, ovviamente abbiamo già coperto il letto e tutto. Manca il video di come abbiamo segato, smontato, ucciso il povero letto a soppalco, ma era un casino totale la stanza, vi giuro, non si poteva fare né video né nulla perché c'era segatura dappertutto, a motoseghe, levigatrici, un casino insomma. Dopo praticamente un giorno intero, partiamo dal giorno 2 col letto che almeno è già giù. Abbiamo aggiunto i gommini sotto, ritagliati da me, che appunto sono storti come sentirete anche nel video dopo. Poi abbiamo rimesso le lenzuole, tutto che io la notte comunque ci dormo. Ci abbiamo messo un telo per la polvere e la vernice futura, perché ovviamente dovremmo fare di tutto. Però il letto è stabile, ci ho dormito, è comodissimo e già sono felicissima che sia basso. E adesso vi farò vedere il resto. Buon proseguimento. Benvenuti nel casino. Ecco, allora, purtroppo non abbiamo potuto fare le live, quindi vi farò dei brevi video e poi li incollerò perché è impossibile mettere i telefonini. Perché a parte il letto, in questi giorni, a parte questa mensolina qua che la utilizziamo per appoggiarci la roba, non c'era nulla per appoggiare il telefono. Tant'è che il ring non lo tengo, infatti. Allora, abbiamo trattato questa parte qua con l'antimuffa e sto continuando a trattarla, che se volete sapere il prodotto è questo. Rimuove muffa, alghe, muschi. Da docce, bagni, saune, piscine, cantine, box auto, andrei anche dal mio muro, che vedete poi dai video precedenti che farò da video stesso, che era tutta nera fino alla fine. Ho salvato anche il cavo, adesso vedete che è sporca perché abbiamo tolto tutte le mensole, poi c'è una mensola enorme nera, che poi si vede ancora la sagoma. Quella parte, focus, qua abbiamo pulito il muro. Che avevo fatto il video ma durava 41 minuti, quindi abbiamo dovuto cancellarlo purtroppo. Comunque abbiamo tolto tutto, il letto l'abbiamo abbassato ieri sera, infatti ci ho dormito anche con la sedia che era il mio comodino provvisorio. Poi abbiamo tolto tutti i tasselli, abbiamo tolto la mia TV che adesso è per terra. C'è un po' di polvere. La TV la spostiamo ovviamente perché adesso sono più bassa. Poi abbiamo fatto che togliere questa qua che c'era una lampada. Poi oggi andremo a rimuovere l'altra muffa che adesso
da parte della muffa a stuccare tutti questi bellissimi buchi. Vabbè, a parte quanti sono grossi. Tutti i buchi che abbiamo nella stanza, ho lasciato solo questo in quanto il soffitto non andremo a toccarlo, al massimo gli daremo una passata solo, ma è pulito perché dopo che la mia casa ha preso fuoco abbiamo anche cambiato la plafoniera, l'abbiamo lavata, abbiamo cambiato la lampada, infatti adesso si accende la luce, questo non lo noterete perché c'è ovviamente il sole, però se andiamo ad accendere la luce si vede di più, perché l'altra che era lì, c'era un'altra lampada, abbiamo tolta, c'è anche la corrente e poi andiamo a stuccare tutto. Poi ho messo anche l'antimuffa qua e là, che non ce n'è quasi più, se l'hai mangiata tutta. Qua un po' di meno la passeremo e qua rifaremo tutto il muro, perché praticamente negli anni il muro qua è in cartongesso, come potete vedere, è proprio crollato. Poi anche qua ho spostato un po' di antimuffa perché qua è sempre molto umido e sotto i sifoni mia moglie ha acceso un po', ma niente di che. Questo sta sempre qua perché questo serve per aereggiare. Adesso non posso attaccare la prolunga, però serve per mantenere la stanza aereggiata perché so giù stanno catramando. Se non vedete il camion, ma c'è sotto il camion. Stanno catramando, non posso aprire tutto. Poi abbiamo fatto altri lavori. Vi faccio il video tour completo della mia stanza, le guide in progress. Parte il telo che abbiamo messo sul letto per non sporcarlo. Ahimè, secondo me un po' di polvere ci andrà. Ah, comunque questo è il lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo attaccato i gommini sotto. Vi faccio vedere poi anche fuori cosa c'è. E il telo è un po' sbilenco, lo so. Comunque perché c'è le mie coperte, i miei cuscini. Abbiamo fatto tutto questo lavoro qua. Poi io e il mio ragazzo, ci ho dato anche il compagno di mia mamma, abbiamo tolto anche i chiodi che c'erano nel letto, perché questa barricata l'abbiamo tolta. Per il freddo abbiamo lasciato le sbarre là, lo consiglio il mio ragazzo, infatti è vero, se è più comodo per i cuscini. La sbarra qua, la sbarra nel letto abbiamo lasciato perché comunque alla fine è comoda, sia per metterci la roba, comunque è comoda, e comunque questa qua poi la userò anche per appoggiarci la roba. E tutto prodotto IKEA. IKEA, fai delle cazzo di gambe del letto. Ci abbiamo messo dei gommini sotto così per spostarla è più comoda. Sono dei gommini eccezionali che abbiamo preso dalla ferramenta. Li ho ritagliati io, poi sono storti, però va bene. E niente, abbiamo messi sotto. Solo una delle due gambe ha due gommini perché era l'unica che purtroppo è venuta un po' più corta, però il letto è stabile, non si muove, ci ho dormito benissimo. Poi andremo questa qua ad abbassarla, non so se l'ho già detto, questo non si leva dal muro, quindi lo lasciamo. Ciao! Abbiamo tolto qua, vedete? Qua c'era già un affare pieno di chiodi, che poi andremo a togliere. E poi l'attaccapanni che avevo, che abbiamo tolto. Ho tolto tutti gli acchiappasogni, tranne questi due chiodini che mi serviranno per dopo. E questo qua che tanto non ci impedisce nulla. Lascerò tutta la parte viola, se riusciamo poi sistemeremo anche. Pensavo di ridipingere anche la finestra, non so se di bianco o di viola, poi vedremo. Adesso c'è un po' tutto che sembra un catafalco. E qua oggi stuccheremo tutto. E se riusciamo una mano di vernice, se riusciamo a darla. Questa parete qua non la faccio, la faremo di bianco ovviamente, come tutte le altre. Però poi la voglio fare di questo colore qua, tipo, non so se riuscite a vederlo da sotto. È tipo un azzurrino, si chiama azzurro polvere praticamente. Tendente alla fine a quel colore che è venuto lì. Questo non vedete perché c'è il video non viene benissimo, un azzurrino polvere, molto leggero, giusto la parete perché la voglio azzurra, come questa piccola ondeggina qua, quella lì, perché tanto mi piace molto l'azzurro, il soffitto lo lasciamo comunque viola, anche perché lavorare il soffitto è un'impresa mondiale, ma sì, ma con la scala mi metterò a fissare le altre stelline che si stanno staccando, infatti io ho dei buchi, qua ci attaccherò altre stelle magari se riesco. E poi finito tutto metterò le tende nuove che saranno rigorosamente bianche, spero con le piume se riesco a trovarle. Questo è, penso che sia tutto per oggi, poi vi faremo altri video perché volevamo farle live, siamo sinceri, ma è un po' problematico perché la stanza è piccola, ieri era un casino, infatti abbiamo per girare questa impalcatura che era altissima è stato terribile. Adesso vi faccio vedere una cosa. Voi vi direte dove sono i mobili della stanza? Se ve li mostro. A parte la porta che dobbiamo anche ripararla ancora, guarda che porta. I mobili sono in sala. Ma qua abbiamo tutta l'attrezzatura. Qua c'è il mio coso, iniziando da qua. A parte la cyclette, ho tutta la mia roba che parte qua, qua. E abbiamo tutti i mobili qua, che alcuni ovviamente non rientreranno più perché li seghiamo. E questo qua anche sparirà. Tanto era per la scuola, ma penso che lo demoliremo. Sì, lo demoliremo. Poi ci sono alcune mensole che avevo già, ovviamente tutto IKEA. E sì, questa è la mia
come io faccio i lavori di casa, cioè le adita con la felpa. Infatti, vi faccio vedere nell'altra stanza. Il divano momentaneamente qua. Ho girato la cassettiera perché così riesco a cambiarmi, perché ieri era dall'altra parte. Questo è molto stupido. Qua c'è tutta la mia roba. Fatto in modo. Questo qua c'è sempre il condizionatore mio. Ho avuto la brillante idea, meno male, di. Qua è tutto foderato, vedete? Fino alla fine, in modo che non passa la polvere. Questo pezzo di legno non so dove è spuntato dal mobile. Lo c'è laggiù. Laggiù in fondo, qua. Poi c'è tutta la mia roba, il portatile, che questo è quello che uso di notte, perché ci sono varie cose che uso per dormire. Ho tolto gli HP sogni, questo qua è un Buddha con trovato. Quindi, e qua c'è tutta la roba. Lì c'è il mio ring, che è l'unica cosa che ho messo là, perché in camera non sta da nessuna parte, e quindi farò io i video. Lì c'è tutta la mia roba, la mia valigia. Qua c'è il mio portabianchi, che sono l'altro telo che metteremo per terra, e mi è infradito per la sera. E boh, poi alla sera uso la sedia che ce l'ha, che adesso l'ho pulita come comodino provvisorio. Tanto comunque il letto è bello grande, quindi ci sta. E niente. Poi oggi il mio ragazzo termina, ma adesso ho spostato di nuovo la muffa e l'antimuffa, in modo che più o meno riegge. Anche se diciamo che dovrei mettere questo qua per terra, in teoria. Sarebbe la cosa migliore. Fare così, metterlo a tre e puntarlo sulla sedia. Se non ci arrivo sulla sedia, non ci arrivo. Ecco, lo lascio qua per terra. Così forse ha più senso. Per la muffa, intendo. So che si è intrappolato dalla scala. Ok, sotto la scala. Ci devo mettere la sedia se riesco. Allora, spostiamo questo. Vi faccio vedere tutto in diretta, così vi piacerà, se vi piace. Poi non lo so. Questo pulito la sedia. Sono vari stracci. Tanto li metto sul termosifone così si asciugano. Ok, prendo questa. Se ci sta, ci metto il ventilatore sopra. Aspettate. Vediamo se ci state nel. Cosa vedrete? Allora, prima tanto c'è la maniglia. Passo dopo. Arrivo. Così arieggio un po' a mezzo. Anche questo di no, perfetto. Adesso lo lascio così. Sto dicendo, però scusatemi, così arieggia la muffa. Perfetto. Così mi riegge la stanza, perché sotto, appunto, ripeto, sono catramando. Vedete che ci sono gli operai. Devono catramare tutta la zona, e sia con la finestra alto che respirare aria buona. Quindi per quello. E niente, questo è tutto per oggi. E per adesso. Qua ci sono altri buchi che dovremmo otturare lì. E ci vediamo al prossimo video della mia il restauro della mia stanza. Io vi saluto. Anzi, vi saluto dallo specchio. Io vi saluto, scusami i miei capelli sparati, ma troppo è così. Mi sembra che ho la forfa nei capelli, invece un effetto del coso sporco con la polvere. Vabbè, comunque vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Li monteremo tutti insieme. Spero che vada bene, perché la nostra idea era non fare le live, magari una live la faremo alla fine del video. E poi finalmente farò il video nel mio letto. Qua farò tutta una cosa figa, che sarà poi la base dove farò i video prossimamente. Ciao! Ah, vi ricordo che i video ASMR sono sospesi momentaneamente, appunto che dobbiamo fare tutto entro 2 settimane. Quindi mi dispiace tanto per i video ASMR, ma trapanando, anche perché non lavoriamo solo noi, stanno lavorando anche quelli di sotto e anche quelli in strada, quindi è impossibile fare video ASMR. Massimo farò il video rubrica se riesco, però per ora faremo video semplici. Infatti usciranno i video comunque i Red Prince, perché li ho già pre-registrati. Invece gli altri che usciranno saranno poi della restaurazione della stanza, che vediamo in quante parti farle. Poi, tra l'altro, le faremo fare sia nella parte del mio canale che nel canale del mio ragazzo, che vi lascio sempre sotto. Ciao! Tra immensa fatica abbiamo stuccato ogni singolo buco che c'era nel muro con lo stucco e anche con il gesso, un lavorone. Lasciate stare. Dopo non abbiamo ripreso ovviamente il lavoro, perché era molto molto lungo, perché si induriva facilmente sia più lato lo stucco che il gesso. Il work in progress. Abbiamo stuccato tutto il muro, ingessato il muro. Devo vedere l'ingessatura del muro per pulire, ovviamente. Boogeyman procede meglio. Stuccato ogni singolo buco. E questo qua è la prima mano di vernice.
si vede amore, insomma. Dove? Si vede. Sono due passate qua, Su, quello che sia, cioè, si vede. Qua sì, si vede. Ma anche se chiudiamo poi la porta, abbiamo dipinto anche la porta. Qua però vedi. E qua, sì sì, devi essere proprio cercato per non vedersi. Okay. Sì, ovviamente è un po' più scuro. Tanto diventerà un po' più scuro. Sì, perché la prima mano, pensata, la prima mano quando mi è scocciato questo, vedete, ma è schifoso, bello. Schifoso, bello. Bello, schifoso. E poi qua devo ancora dare qualche una o due mani, che non è omogeneo. E domani finiamo di scartare tre per terra. Tutto, abbiamo fatto tutto il gesso. E poi quella paretella sarà l'ultima che faremo. Domani faremo questa qua. Sì. Saluto. Ciao. Boh, possiamo andare. Il letto l'abbiamo tolto, il telo abbiamo tolto, c'era un telo di plastica, l'abbiamo tolto. Abbiamo rieggiato, più o meno pulito. Possiamo andare. La porta è fantastica. Poi la passiamo di nuovo un po' perché c'è un po' di azzurro che è finito contaminando la porta. Ne vero, andiamo. Boh, alla prossima. Nello specchio scocciato, alla prossima.